Scozzi e il primo canestro, quindi due pari. Ruba ancora palla Fantozzi, poi e poi subisce Fantozzi la stoppata da parte di Berrymanger. Ancora in contropiede Lanza, forza la conclusione, Lanza sbaglia, ancora lottano Manger, ma è Jeff Cook ad avere la meglio. Perde palla in contropiede Griffin, ancora Lanza e c'è il fallo di Rod Griffin, sanzionato da Stucchi. L'avvio è stato certamente all'altezza delle aspettative, le due formazioni si sono subito incontrate a viso aperto. C'è una grossa difesa di Fantozzi su Diana, ancora Bosto, ma c'è infrazione di 3 secondi di Manger. Quindi canestro non valido. Cook, Griffin e Bosto stanno in gara. C'è il primo tiro da 3 fallito da Forti. Possibilità di contropiede, si ferma Diana. Albertazzi marcato da Tonut, anche questo sarà uno scontro molto interessante perché Tonut precede Albertazzi con 312 punti realizzati contro i 306 di Albertazzi, che ora ha fallito però il tiro. Contropiede Griffin, realizza Griffin, 4-2 per la Boston, trascorsi 3 minuti di gara. Ancora difesa uomo, ancora Lanza, cerca il fallo Lanza, non riesce a marcarlo correttamente Forti e Matteo Lanza si garantisce 2 tiri liberi. Solo il primo tiro libero Lanza, 4-3 il punteggio per la Boston. Ancora Griffin che batte in 1-1 Boston, molto più agile e potente del Diana, prova una percussione poi scarica fuori su Albertazzi. Ancora Diana chiama lo schema. Ancora Bosto, prova il tiro Bosto, sbaglia, rimbalzi di Manger, sbaglia però Manger, lottano però bene ai rimbalzi, servito Lanza da 3, prova la bomba da 3, Lanza la realizza, 6 pari. Cook servito, questa volta anticipa bene Bosto. E c'è il fallo di Boston che ha un po' di difficoltà a marcare il mobilissimo Griffin. Di Vincenzo si sbraccia per far capire al giocatore americano di chiudere la linea di fondo e di impedire i tagli sotto canestro di Griffin, che ora fallisce però il tiro libero. Paronelli indica ancora un tiro a disposizione per Griffin, questa volta lo realizza, 7-6. Diana, ancora uomo, Albertazzi marcato da Tonut, ancora Lanza, arresta il tiro di Lanza e ancora un canestro di Matteo Lanza. È il solo Diana a marcare a tutto campo Fantozzi, che è la fonte del gioco della squadra giallo-azzurra. Ora c'è un anticipo fallito da Matteo Lanza. Contropiede
contropiede di Lanza e canestro di Albertazzi, 10-7, 3 punti di vantaggio per la Alliber, che sta lottando su tutti i palloni con molta veemenza. Ancora Griffin servito da sotto, ma c'è il fallo di Diana, antecedente all'intervento di Albertazzi, quindi si riprenderà la rimessa laterale, ma c'è un minuto di sospensione richiesto da Alberto Bucci. Lanza si sta dimostrando il giocatore tutto grinta che ben conosciamo, sta lottando su tutti i palloni, sta facendo anche un grosso lavoro difensivo su Forti. Anche Mangar aiuta molto, è riuscito a far perdere il pallone, a non far arrivare palla per ora a Jeff Cook, che non ha ancora tirato. Quindi sul punteggio di 10-7 ci sarà la rimessa laterale da parte di Tonut. Ancora Manger su Cook. Ancora difficoltà da parte della Boston per far circolare la palla, viene liberato bene Fantozzi, che può tirare da 3 punti e realizzare, riportando in parità la sua squadra. Ancora Mange, si gira Mange, sbaglia, rimbalzo però è di Boston che fallisce una facile conclusione da sotto. Fantozzi subito un contropiede e c'è il fallo di Lanza su Fantozzi, quindi rimessa laterale. Era riuscito a stoppare Manger. Fallite due conclusioni in attacco da parte dei due americani. Ancora Cook che gioca molto alto. Griffin stavolta sbaglia, ma non riescono a catturare palla. Servito Cook che fa un buon movimento girandosi di spalle e liberandosi della difesa di Manga. Ora c'è un fallo di Tonut su Albertazzi. 12-10 il punteggio, 14-42 alla fine del primo tempo, quindi trascorsi quasi 6 minuti di gioco. Ancora Manga, si arresta e tira, corta ancora. Sfortunato nelle conclusioni fino a questo momento Manger. Tonut liberato forte in angolo, preferisce servire su Cook che dimostra di avere tutt'altra precisione dalla posizione di post, e da questa differenza è il vantaggio di 4 punti che ha la Boston. Ancora Albertazzi impreciso al tiro, rimbalzo di Griffin e Di Vincenzo toglie Manger e fa entrare Massimiliano Aldi. Un Manger piuttosto impreciso al tiro, anche se in difesa ha lottato con la consueta veemenza. Vediamo se Aldi riuscirà a marcare Griffin. E Forti trova una percussione, sbaglia. Poi c'è un lancio che intendeva servire Aldi. Un lancio di Boston su Aldi. Non è riuscito ad arrivare sulla palla Matteo Lanza. C'è il fallo di Daniele Albertazzi su Tonut,
realizza Tonut, vantaggio di 16-10 per la Boston. Non riescono a trovare il canestro i giocatori dell'Halliburton. Aldi, ora serve Boston da sotto e c'è l'intervento difensivo di ancora Albertazzi, trova un bel varco e va a realizzare da sotto. Boston non riesce a farsi valere sotto canestro contro il più potente Griffin. Comunque sta lottando molto bene su ogni pallone. Ora ha preso ancora Tonut, sbaglia, rimbalza di Diana. Contropiede Diana su Albertazzi. Riesce Albertazzi ad effettuare il tiro. C'era forse l'intervento falloso di Fantozzi, ma con un bel contropiede la Boston riesce a smarcare al tiro molto bene Forti, che fissa il punteggio sul 18-12 a 12 minuti dalla fine. Ancora Lanza, prova da tre, Lanza, il suo tiro è lungo ma rimbalza in preda di Diana e c'è il fallo di Cook su Boston, che era riuscito a liberarsi sotto canestro. Cambio, viene rilevato Cook da Flavio Carrera e c'è un minuto di sospensione chiesto da Di Vincenzo. Riesce la formazione livornese a tamponare abbastanza bene in difesa le incursioni dei giocatori della Boston, però ha notevole difficoltà a liberare al tiro i propri esterni e quando ci riesce non sempre Albertazzi e Manger hanno avuto la mano felice. Ora ha fallito una conclusione a tre anche Lanza, quindi l'imprecisione degli esterni, precisione degli esterni della Halliburton deriva da questa imprecisione. Il vantaggio di 18-12 per la Boston, ma ora scusateci la Larry Boston, ci sono due Boston in campo, una la squadra ivornese, una è il pivot della Halliburton, che ora è lunetta per due tiri liberi. Sbaglia Boston. Realizza il secondo tiro libero, 18-13, quindi ancora 5 lunghezze da rimontare per la Halliburton. Liberato in angolo Fantozzi, rimbalzo è di Boston, questa volta apre su Diana. Aldi che riesce a conquistare palla, era riuscito a far saltare Carrera ma è arrivato all'ultimo momento Griffin, che sta facendo la differenza sotto le plance, è riuscito a stoppare Aldi che aveva fatto saltare molto bene Carrera, ma in seconda intenzione è arrivato Griffin. Ora in attacco c'è un fallo su di Diana su Tonut, ancora Carrera contro Boston, si gira, questa volta sbaglia, rimbalza di Aldi, ancora una buona palla su Boston e c'è un intervento difensivo ma non viene fischiato niente. Contropiede Albertazzi, va a realizzare da solo. Stranamente sull'incursione di Boston proiettata a canestro non è stato fischiato niente dai due arbitri. 18-15, buona la reazione dell'Halliburton che si riporta a tre sole lunghezze. Ancora Fantozzi, Forti, Fantozzi da tre, poi serve Griffi al quale però scivola la palla. C'è un cambio operato da Di Vincenzo, entrano Bonaccorsi e rientra Manghe al posto di Aldi.
18-15, 10 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Lanza in uno contro uno, trova un varco Lanza e c'è, ci sembra, il fallo di Carrera. Fallo rilevato da Stucchi di Flavio Carrera, quindi Lanza ha trovato nuovamente una penetrazione vincente e Carrera ha commesso il suo primo fallo e Lanza può andare in lunetta per due tiri liberi. Ancora un errore dalla lunetta da parte di Lanza, di solito preciso, ma l'emozione sta giocando. Ancora un errore, ancora un bel rimbalzo di Griffin che sta veramente facendo la differenza sotto le plance. Corsi su Fantozzi, ancora Carrera, si libera bene con una finta di Bosto che è ancora da recriminare sull'intervento difensivo di prima. Possibilità per Flavio Carrera, 10 minuti esatti dalla fine del primo tempo, di incrementare il vantaggio della formazione della Bosto che conduce per 18-15. Realizza Flavio Carrera, sbaglia il secondo tiro, contropiede Albertazzi ma gli ruba palla Fantozzi che poi va a concludere sotto canestro portando a 6 lunghezze il vantaggio per la sua formazione. Mangel. Albertazzi da 3, realizza. Anzi, Paronelli indica che è un canestro da 2 punti. Evidentemente non abbiamo il supporto del monitor, quindi non possiamo, siamo in una posizione piuttosto infelice dietro tutti i giornalisti, possiamo, cercheremo di fare il lavoro nel miglior modo possibile ma non vediamo da dove partono i tiri. Ora c'è un canestro di Tonut, ancora 6 lunghezze da recuperare per l'Halibert, 9 minuti alla fine, 23-17. Bosto realizza dalla posizione di posta alto. Di Vincenzo chiede la difesa a zona, vedete Mauro Di Vincenzo con le braccia aperte e pugni chiusi che indica una difesa a zona, speriamo che riescano a uscire bene sui temibili cecchini della Bosto. Ora fallisce Tonut e al rimbalzo l'ultimo a toccare Carrera. 23-19, 4 lunghezze da recuperare per l'Halibert. Ancora Boston, serve Bonaccorsi, si gira e tira Bonaccorsi ma c'è il fallo di Fantozzi. E Bucci sostituisce Griffin che è stato il dominatore dei tabelloni fino a questo momento per dargli un po' di riposo. Rientra Jeff Cook e Bonaccorsi può andare in lunetta per due tiri liberi. Molto imprecisi e liberi quest'oggi i giocatori livornesi, ora Bonaccorsi. Sbaglia il tiro Cook ma Manger non fa, taglia fuori e Cook va
a recuperare il rimbalzo e mentre cade riesce a tirare realizzando e procurandosi anche un tiro libero supplementare. Nuovo time out richiesto da Di Vincenzo sul punteggio di 25-20 a 8 minuti dalla possibilità a 8 minuti dalla fine del primo tempo per Jeff Cook di incrementare il vantaggio e l'ex professionista riesce a mettere dentro 26-20, ancora Lanza e ancora un fallo di Forti su Lanza proiettato al canestro. Riesce Lanza con queste percussioni a procurarsi tiri liberi, a creare difficoltà alla difesa uomo contro uomo. Ancora Lanza, questa volta perde palla. C'è un fallo intenzionale fischiato da Paronelli a Bonaccorsi, che si ferma in mezzo al campo cercando di far sfondare Fantozzi. Paronelli vede la volontarietà del fallo da parte di Bonaccorsi, quindi Fantozzi può andare in lunetta. Per due tiri liberi avrà anche il beneficio del possesso della palla. 27-20. Ma ancora possibilità di incrementare il vantaggio che raggiunge il suo massimo vantaggio in questo momento, 8 lunghezze per la Boston. Tornata uomo, ancora Tonut trivella la retina da fuori. 30-20, 10 lunghezze, vediamo se anche questa volta ci sarà la reazione della Halliburton. Manger, servita al Bertazzi che trova ancora un buon canestro dal post, sta incitando al Bertazzi i propri compagni. Ora Aldi, sette minuti alla fine, servito Carrera, libera ancora Tonut al tiro, questa volta sbaglia. Contropiede, Bonaccorsi, scarica palla su Ritossa che realizza. 30-24, buona reazione dell'Halliburton che si riporta a 6 lunghezze. Cook, ancora da fuori Fantozzi, 32-24. Più 8 per la Boston. Attacco 1-4. Tarda a uscire Albertazzi. Manger non riesce a ricevere palla. Cerca di ancora Albertazzi da 3. E ancora un canestro da 3 di Albertazzi, che sta da solo portando avanti la barca del Halliburton. Ora il vantaggio è sceso a 5 lunghezze, 32-27.
5 minuti e 47 alla fine del tempo. Pereira. Pereira. E Manger commette un'ingenuità lasciando tutto solo a centro area Carrera, che non ha difficoltà a mettere dentro. Ancora Manger, ancora Albertazzi, e c'è il fallo di Tonut in ritardo sulla penetrazione di Albertazzi. Sì, perché le due squadre hanno superato bonus. È entrato anche Colombo a dare un po' di riposo a Fantozzi, che insieme a Griffi è stato il migliore dei suoi, ma può permettersi Bucci di tenere in panchina a riposare Griffi, potendo di disporre di Cook e di Carrera. Ora Albertazzi riporta a 5 lunghezze lo svantaggio. Colombo ancora, accenno di zona, Carrera scarica fuori per Colombo, ma non tira, preferisce passare a Forti, e fa molto bene perché Forti realizza da 3 punti ricacciando 8 lunghezze la Halliburton. 37-29, Manger. Ancora Albertazzi, fa saltare Cook, ma Carrera è ben appostato e recupera il rimbalzo. Manger non riesce mai ad avere la palla, a ricevere palla in posizione di post. Passaggio un po' avventuroso di Tonut, ancora Forti da 3, questa volta sbaglia, e poi Cook, che non riesce a mettere dentro, ritossa. Prova da 3 Bonaccorsi, il suo tiro è corto, e c'è un tap-in di Manger di sinistro. È riuscito in qualche modo Manger, che ha una buonissima scelta di tempo, a riportare la sua squadra a 3 lunghezze. Ora ancora Cook. Colombo non tira, Colombo serve Cook, e da quella posizione Cook dimostra di avere una mano molto morbida. 39-31, a 3 minuti e mezzo dalla fine del tempo. Ritossa. Ancora Albertazzi, e ancora canestro di Albertazzi. 39-33, 3 lunghezze di vantaggio per la Boston, che ha ancora in panchina Fantozzi e Griffin. Manger contro Carrera, fa valere Carrera la maggiore predisposizione a giocare da pivot puro, fa un buon scivolamento, si appoggia e riesce a mettere dentro. Manger dimostra di essere un po' ingenuo. E ora Carrera sul punteggio di 41-33, ha anche un tiro libero a disposizione. È rientrato Griffin al posto di Tonut, quindi ora la Boston può giocare con 3 lunghi contro ancora Manger. Bonaccorsi intendeva servire Manger, ma non si capisce con il canadese. Ancora in panchina per la Halliburton Diana e Boston, anche Albertazzi per un po' di riposo è in panchina. 2 minuti e 40. E ora per la Boston, che ha in campo 3 lunghi, la lotta ai rimbalzi ci sembra veramente impari. Bonaccorsi serve ancora ritossa. Servita ancora Griffin, sbaglia,
porta Carrera, ma c'è Aldi sotto canestro. Veramente non hanno difficoltà contro Aldi, sta lottando, ora fa saltare molto bene. A saltare molto bene Cook, va a realizzare da sotto. 45 a 35 a 1 minuto e 50 dalla fine, ma è veramente improbo il compito di Manger e Aldi, costretti a lottare contro tre grossi giocatori del calibro di Cook, ex professionista, 8 anni di milizia nell'NBA, Rod Griffey e Flavio Carrera. Comunque stanno dando veramente tutto, sono sotto di 10 lunghezze a 1 minuto e 50. Ora è rientrato anche Boston, ancora in panchina Albertazzi, che è stato l'uomo che è riuscito a mantenere la sua squadra a contatto di gomito con la Boston. Ora Fantozzi, Forti, passaggio lob, Fantozzi, finta, poi perde palla, ma c'è una deviazione di Lanza, tendeva a servire Griffin. Baronelli vede la linea, per Lanza che calpesta la linea, dice a Baronelli di essere a linea con la palla e di aver visto chiaramente che non aveva calpestato la linea Lanza. Forti serve Fantozzi e va a realizzare da sotto, 47 a 35, 1 minuto e 15 alla fine. Manger servito sempre molto alto, ora viene anticipato Boston, Griffey, contropiede, scarica palla su Forti, va a realizzare da tre, portando la sua squadra a 15 lunghezze di vantaggio, 50-35 a 44 secondi dalla fine. Prova Boston da lontano e va a realizzare, 50-37, ma 36 secondi da giocare. Riescono a liberare molto bene al tiro gli esterni, i giocatori della Boston. Ancora Forti, servito Griffey, infrazione di 3 secondi di Cook. Quindi possibilità per la Halibert di andare all'ultimo tiro a 15 secondi dalla fine del tempo, 10 secondi, vediamo chi riuscirà a liberarsi per il tiro. Schiacciata inutile di Forti perché il tempo era scaduto, quindi il primo tempo si chiude sul punteggio di 50-37 in favore della Boston. Tienzi.
con molto agonismo. 54-39, servito Diana. Ancora Lanza. Canestro di Lanza, 54-41. Attenzione a Griffin, che si butta a canestro e subisce il fallo da Matteo Lanza. Secondo fallo di Lanza. Due tiri liberi per Roll Griffin. L'arbitro Stucchi è stato colpito da qualcosa. Realizza Griffin, 55-41, ancora 15 lunghezze da recuperare per l'Alliber. Ancora Lanza. Ancora Lanza in semigancio, sfortunato, ma riesce a... E ancora... Fantozzi in slalom va a realizzare da sotto, 58-41, sono 17 le lunghezze di vantaggio. Ora ruba palla Griffin a Mander e va a realizzare, fa valere la maggiore potenza Griffin su Mander. Ora sbaglia nuovamente un tiro da sotto, momento di sbandamento per la formazione livornese che ora si trova a 19 lunghezze. Gli arbitri stranamente non fischiano niente, lasciando andare il gioco così come va, e da questa situazione sicuramente ha maggiori benefici la ancora Boston. Sbaglia, l'imbalzo è ritenuto. Ancora Fantozzi che scarica su Forti che prova da tre. 63-65-41 e ci sono 24 punti di vantaggio. Sono stati due minuti di fuoco questi della Boston, che hanno espresso in questi due minuti tutta la loro potenza di squadra. Hanno fatto valere tutto il loro maggiore peso e quindi ora Boston a 16-17 dalla fine si trova in vantaggio di 24 punti, 65-41. Bonaccorsi, diventa tutto più semplice per la Boston. Ora scivola la palla ad Aldi, momento nettamente favorevole alla Boston. C'è il fallo di Aldi, 15 e
43 dalla fine, 65-41, ancora 24 lunghezze, il vantaggio per la Boston. Ora anche Stucchi fischia, si dimostra fiscale in questo momento, mentre ha lasciato correre molto nel momento del vantaggio della Boston, che fra l'altro ha fatto valere tutta la... Ora sono messi a fischiare ogni entrata, ma è piuttosto tardi perché la Boston ha avuto veramente due minuti eccezionali in cui si è portata con un parziale di 12-0 in vantaggio di 24 lunghezze. Ancora Aldi, servito Boston che si libera bene sotto canestro e va a realizzare, 65-43. Recupera palla l'Halibert. Bertazzi, servito Aldi, ma c'è l'anticipo ancora di Fantozzi, poi il contropiede Contomut va a realizzare riportando la sua squadra a 24 lunghezze. Correggere in canestro, prova da tre Albertazzi, sballe, c'è il fallo di Carrera. 26 lunghezze il vantaggio per la Boston a 13-46 dalla fine. Entra Manger al posto di Aldi. Fallo di Tonut su Albertazzi. Ancora Tonut si fa valere, Griffin si fa valere ai rimbalzi, lancia in contropiede Fantozzi che va a procurarsi due tiri liberi. Prende l'incontro con due tiri liberi per
Fantozzi. Settantuno a 43 il punteggio, 13 minuti alla fine. Ancora una palla recuperata da Bonaccorsi, ma era uscito Tonut. Ancora sbaglia a Boston, rimbalzo in preda di Carrera, Tonut tirare, sbaglia. Rimbalzo catturato in qualche modo da Griffin. Non c'è veramente storia ai rimbalzi, ora è servito Tonut che può permettersi di sbagliare e correggere lui stesso il canestro. Per la Boston a 12 minuti. Fallo di Carrera. Quarto fallo per Flavio Carrera, ma rientra forti. Canestro di Albertazzi che fa commettere fallo anche a Griffin, quindi canestro valido e un tiro libero per Daniele Albertazzi. Settantatré a 46, ancora 27 le lunghezze di vantaggio per la Boston. Ritossa su Forti. Ancora Albertazzi, applaudito da tutto il pubblico del palazzo, è l'unico in casa Alibert che riesce a combinare qualcosa di buono. Ora difendono la zona, servito Cook in poste, libera Forti per il tiro da tre, lo sbaglia, rimbalza ancora di Albertazzi, prova ancora da tre Albertazzi e realizza. 73 a 51. Baronelli stranamente indica canestro da due punti, mentre abbiamo visto chiaramente che Albertazzi è saltato prima della riga dei 6 e 40. Non è certamente un punto quello che fa la differenza. Comunque ora l'Alibert è a 11 minuti dalla fine, ha diminuito lo svantaggio a 23 lunghezze. Fallo di ritossa, la Alibert non ha ancora superato il bonus dei 7 falli, cosa che ha già superato la Boston. Liberata ancora Forti, ancora in angolo Tonut, non tira.
tira Cook da quella posizione, Cook ha una percentuale mostruosa. ...75-50... di nuovo 25 lunghezze da recuperare. Ancora Albertazzi e c'è il fallo di Tonut. Può andare Lunetta, Albertazzi per l'1 più 1. A 10 minuti e 17 secondi dalla fine sul punteggio di 75-50. Si allunga la difesa dell'Halliburton, ancora forti da tre, poi serve Griffin che va a realizzare nonostante l'intervento falloso di Boston. Quarto fallo anche per Larry Boston e un tiro supplementare per Rod Griffin. Tornano 26 le lunghezze di vantaggio per la Boston. Canestro valido perché la stoppata di Griffin è stata fatta in parabola discendente, quindi 78-54. 26 ancora le lunghezze da recuperare. Accenno di zona un po' aggressiva, ma girano molto bene palla, poi qui Boston non riesce a catturare palla, rimessa sarà in favore della Boston che ha ancora 15 secondi per andare al tiro. Lo prova Cook, questa volta lo sbaglia, ma ancora Tonutto cattura il rimbalzo, non riesce Mang a farsi valere sotto le planche, canestro valido e tiro libero supplementare per Alberto Tonut. Secondo Stucchi, l'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Halliburton, ancora palla giocata da Boston. Contropiede, lancia e si fa stoppare da Tonut, Fantozzi, serve Griffin per realizzare da sotto. 82-54, tornano 28 punti di vantaggio per la fallo di Fantozzi. Esce molto applaudito Fantozzi, è stato autore di una prestazione super. Realizza Diana. 82-55. Tornano 26 le lunghezze di vantaggio, ma ora ci sono 8 minuti e 40. Ancora Tonut. Ancora forti che però preferisce giocare, Colombo, Cook, liberata ancora forti, prova da tre forti, realizzata a tre punti,
29 lunghezze con questo canestro di Forti, 85-56. Aldi riesce a farsi valere, Aldi sotto canestro nonostante l'intervento di Cook e Griffin, 85-58. Ancora Cook, stavolta realizza anche se un po' aiutato dalla fortuna, 29 lunghezze. Boston, fallo di Cook. Possibilità per Boston per andare a 1-1. Carrera, seppur gravato di 4 falli. 1-1 per Boston. Sbaglia Boston il secondo tiro libero, 87-59. Ruba palla a Bertazzi, si proietta subito un contropiede, va. E ancora Stucchi indica che il fallo è stato fatto in precedenza, quindi solo 1-1 per giustamente recrimina Albertazzi perché Stucchi poteva convalidare. Ora sbaglia Albertazzi, la palla è conquistata dalla Boston. Si è innervosito Albertazzi per questa decisione arbitrale, ha fallito il primo tiro libero della partita. Ora servito Carrera. Conti va a realizzare da sotto e sono nuovamente 30. Servito Boston da sotto, c'è il fallo di Cook su Boston. Ben liberato sotto canestro da Aldi, due tiri liberi per Larry Boston. A 60, 6 minuti e 45. Carrera servita ancora Forti, perde palla, ancora Aldi, servito molto bene Boston da sotto, 89-62. Ancora 27 lunghezze. Fallo di Aldi e il suo secondo fallo, 1-1 per Cook. A 62, tornano 29 le lunghezze da recuperare. Non ce la fa Aldi a lottare contro Cook.
sono 33 le lunghezze di vantaggio per la Boston a 5 minuti e mezzo dalla fine. Prova da tre, ritossa, riporta a 30 lunghezze lo svantaggio per la... Bosto sbaglia forti, ma Cook corregge in canestro, realizza ancora Bosto, che dimostra di essere un buon tiratore ma non avere molto peso sotto canestro. Ora ancora Cook, 30 lunghezze, 97-67. Questa volta Stucchi dà il canestro valido, mentre nell'azione precedente Albertazzi non l'aveva dichiarato. Quindi 99-67 sono... ...32 le lunghezze di vantaggio per la Boston. E ora Cook porta a 100 il punteggio contro i 67 della Halliburton. Prova il tiro Aldi, lo sbaglia, rimbalzo e prova di Cook. Forti, scarica fuori per Cook, liberato Mori, non tira Colombo. Prova il tiro Colombo e realizza anche Colombo da 3 punti. Sono 36. Grida 36 perché in un derby ci fu il vantaggio massimo avuto in questo tipo di partite da parte della Pallacanestro Livorno, che vinse un derby per 36 lunghezze, ed era stato questo uno sfottò che i tifosi avevano spesso rinfacciato ai giocatori della Libertas. Stanno cercando di superare questo, prova da tre, ritossa, realizza. Ora sono 35 le lunghezze, Mori. Realizza il canestro, 107-70, 3 minuti e 10 alla fine. Risponde ritossa dalla parte opposta. Ora fa un bel canestro Bonaccorsi, 107-74. Deviazione di Lanza e Bucci fa rientrare per questi ultimi 2 minuti e mezzo. Conut, Riffi e Fantozzi sul punteggio di 107-74. Non dà certamente spazio alle seconde linee Bucci. Vuole impartire una dura lezione alla squadra della Halliburton, 109-74. Ancora Manger, non realizza. Ancora Tonut liberato, quella posizione per realizzare.
111-74. Contropiede Tomut a realizzare 113-74 a 1:43. Punti il vantaggio della Boston a 1:38. Ora in contropiede Fantozzi, servito Griffin a schiacciare, 115-74, 41. Sottomano sbaglia, canestro viene convalidato, 39 punti a 1:16 dalla fine. . 115-76 a 1:12 dalla fine, 39 punti, servito Boston. . 37 a 1:08. Cook marcato da Boston, stava per perdere palla ma la recupera Mori e poi c'è il quarto fallo di Lanza, 57 secondi dalla fine. 37 punti il vantaggio per la Boston, e poi andare in lunetta con Mori che realizza 38 punti, 57 secondi. Ancora Griffin a rimbalzo, Boston e Munger hanno fatto quello che hanno potuto, ma non si può inventare sicuramente una squadra in due settimane contro la Yoga. Il cuore era riuscito a fare il miracolo, il cuore di questa grande squadra, a vincere quest'oggi contro una Boston caricatissima, determinatissima in questo derby. Griffin e Cook hanno fatto la differenza sotto i tabelloni, Munger si è visto pochissimo, gli unici che hanno lottato sono stati Lanza ed Albertazzi, forse con Rolle e Tisci sarebbe stato un altro discorso, ma purtroppo questa è la pallacanestro, gli infortuni dei due americani hanno sicuramente pesato. Lallibert sta continuando a lottare, 22 secondi, sbaglia Tomut ma prende il rimbalzo Griffin, 119-78, tornano 41, prova da tre, Bonaccorsi sbaglia, rimbalzo e piede di Munger e c'è il fallo di Mori. A 2 secondi dalla fine sul punteggio 119-78.
finisce la partita sul punteggio di 119-80, quindi 39 punti di vantaggio per la Boston. Con questo è tutto e auguriamo un cordiale buonasera.